All Ernest Sport, quindi di Roberto Belli. Roberto, quindi calcio giovanile, insomma tanti tornei, tanti campionati soprattutto, quindi facciamo un bilancio, ovviamente perché insomma si è riniziata la stagione, comunque Sì, noi l'annata, quindi 2024, un ci primo siamo bilancio. visti che eravamo agli inizi, All'inizio. esatto, e il percorso sta andando avanti, devo dire, in maniera veramente eccellente, oltre le aspettative, sia come risposta da parte delle società, ma anche come clima. Sono delle manifestazioni che coinvolgono tanti ragazzi, tanti bambini, tante famiglie, quindi per noi l'obiettivo resta sempre questo. È quello che si stava dicendo adesso, cioè le società sportive e le associazioni sono il fulcro e il motore di ricerca dell'attività sportiva a Roma. Quindi noi siamo molto contenti. Adesso abbiamo finito la prima fase, che diciamo serve per capire un pochino i livelli delle varie categorie, delle varie squadre, per poi entrare nella seconda fase che inizierà nel prossimo weekend, dove andremo a dividere le categorie rispetto a quello che ha detto il campo nella prima parte di campionato. Questo perché si va a garantire l'equilibrio all'interno della competizione, perché per i bambini è importante comunque il divertimento, è importante giocare, ma soprattutto è importante il rispetto e l'etica sportiva. A proposito di questo, Roberto, scusa se ti interrompo, vorrei ricordare la lodevole iniziativa che avete comunque spinto, il discorso del cartellino Cartellino bianco. bianco, anche perché è tema di argomento insomma recente, il Sì, servizio alle Iene ed insomma è giusto sugli ricordarlo arbitri, ancora. quindi anche il presidente Federico Rocca, Massimo Zebbia forse non sanno di questa iniziativa, quindi. Allora, questa cosa è nata, diciamo, nella riunione con il settore arbitrale, prendendo spunto sempre di anno in anno, vedendo un po' quello che succede sui campi e provare a fare sempre qualcosa che sia costruttivo e che lasci comunque un segno positivo. E alla fine abbiamo deciso di fare questa cosa e nelle prime giornate, soprattutto per i genitori che stavano da fuori, non si riusciva a capire bene cosa stesse accadendo, perché chiaramente cartellino ha una dimensione, Certo. ecco. E però Di adesso che si tratta, nello si tratta specifico? di un cartellino che viene assegnato nel momento in cui c'è un gesto di fair play all'interno della gara, che può Benissimo. essere o durante la gara o anche dopo. E stiamo ricevendo tante segnalazioni, cioè i referti arbitrali del lunedì portano tante belle segnalazioni. E io Complimenti. ve ne posso raccontare una Sì, tanto poi diretta. torneremo. Sì, su un campo c'è stato un gol che diciamo subito dalla squadra, con un tocco involontario del portiere dopo che era stata riconsegnata la palla per gioco sospeso da parte dell'arbitro perché c'era stato un infortunio. Questo portiere involontariamente tocca la palla e la manda in rete, sarebbe stato gol. Il dirigente, l'allenatore della squadra avversaria e tutti gli altri giocatori hanno ripreso il gioco e hanno messo in condizione la squadra di rifare subito il gol per ribilanciare quello che era stato quindi diciamo un gesto nobile.